finzione, finzione, o realtà? Questa sera voglio parlare di biciclette. Beh, insomma, tutti voi forse le avrete viste. Sono quelle biciclette colorate di un'azienda asiatica, si chiama GoBi, che hanno invaso le nostre città, Firenze, Roma e Torino, e hanno avuto un discreto successo per un motivo molto semplice: costa pochissimo affittarle e soprattutto non le dovete riportare nelle loro colonnine come le altre bike sharing che abbiamo. Quindi le potete lasciare dove è più comodo. Cosa è successo? Che GoBi ha detto me ne vado. Insomma, GoBi ci dice goodbye. Ce ne andiamo per il semplice motivo che il 60% di queste biciclette vengono vandalizzate, rovinate, buttate a Milano nel naviglio. Insomma, gli italiani, brava gente, gli stessi italiani che dicono onestà, onestà, gli stessi italiani che ce l'hanno contro i politici che rubano, gli stessi italiani che dicono lo Stato non funziona. Quando gli mettiamo in mano una bicicletta a bassissimo prezzo, ma senza nessun controllo, cosa fanno? Le vandalizzano. E gli asiatici dicono ce ne andiamo perché non possiamo resistere in un paese come l'Italia, per la verità resistono poco anche in Europa, dove gli italiani hanno uno scarsissimo senso civico. Cosa insegna questa storia? Insegna una cosa purtroppo molto vera, e cioè che ci lamentiamo sempre della nostra classe politica, di chi ci governa, dei burocrati e di chi fa le leggi, e poi noi per primi ci comportiamo malissimo, come se la cosa pubblica, in questo caso la bicicletta di GoBi, fosse cosa privata. Anzi no, se fosse privata la tratteremmo bene, ma siccome è pubblica di nessuno, la trattiamo come se fosse un rifiuto da buttare poi nei nostri navigli. Beh, insomma, una piccola lezione che ci riporta nella nostra realtà e non nella finzione, per cui in Italia ci sono 60 milioni di brave persone e poche migliaia di delinquenti che ci governano.